ogni tanto tornare a casa, tornare, come dire, tra la culla, nelle radici, fa sempre bene. Quindi siamo tornati a casa, a San Giovanni Rotondo, dove vivremo, diciamo, quest'ultimo squarcio dei nostri appuntamenti di quest'anno, prima della pausa estiva. Dopo le nostre riflessioni, il nostro lasciarci accompagnare da Maria, e devo ringraziare tanti veramente che hanno scritto e ponevano sempre domande, hanno ringraziato perché hanno, bontà loro, riscoperto attraverso queste trasmissioni, hanno riscoperto, o meglio, riacceso il senso della maternità di Maria, ma nello stesso tempo anche il senso della maternità della Chiesa, anche e soprattutto attraverso non le mie parole, ma le parole di Papa Francesco, che sono state parole, quindi Papa Francesco è stato il nostro compagno di viaggio e quelli che ci seguono in maniera, non dico proprio quotidiana, ma costante, sanno che Papa Francesco ci ha accompagnato per tutto il mese di maggio fino alla puntata di ieri. Di cosa o verso cosa ci vogliamo, come dire, avviare in quest'ultima tappa che concluderà il mese di giugno? Tematiche che credo ci possono aiutare a riflettere, soprattutto durante il tempo dell'estate, il tempo di vacanze. Molte volte le vacanze per molti sono distrazione, confusione, divertimento, e forse le vacanze che dovrebbero farci riposare il corpo ma anche l'anima, poi dopo le vacanze occorrono altre vacanze per riposarci dalle vacanze che ci hanno stancati. Ma sono stili, ma per chi vorrà dedicare durante le vacanze almeno 2, 3, 4 minuti a se stesso nel silenzio. 3-4 minuti sono pochi, ma per chi non è abituato al silenzio possono sembrare un'eternità. Anche quelli che non credono, non necessariamente devono andare in chiesa, possono mettersi in un angolo appartato della propria casa, in un bosco, possono passeggiare quando c'è meno gente sulle rive del mare o di un lago, piuttosto che tra i sentieri di montagna, e riflettere, perché oggi questa società ci impedisce di riflettere. Questa società, che non è la società del silenzio, ma è la società del mutismo per alcuni aspetti e del rumore per altri aspetti, questa società non ci aiuta, non ti aiuta a rientrare in te stesso. E noi non possiamo essere schiavi di certi ritmi, ma dobbiamo recuperare noi stessi. Allora, rifletteremo su alcune tematiche che fanno parte del nostro cammino umano e del nostro cammino spirituale, ma sempre con il nostro stile, piccole chicche che dovrebbero andare dritto al cuore. Io vi aspetto domani, sempre Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!